penso che ormai si erano messi lì dietro, bastava fare uno scambio sulla tre quarti pulito, c'era possibilità di andargli dietro le spalle come è stato, nonostante che poi si siano sbagliati due o tre gol troppo clamorosi per quello che è la nostra qualità. Ecco, rischiava di essere una partita decisa da un errore difensivo dopo il prodigio di Donnarumma. Sarebbe stato un peccato, ma ha funzionato tutto secondo lei o qualcosa comunque dopo soprattutto non ha funzionato? Qualcosa bisogna ancora metterci mano, qualcosa bisogna ancora rivedere, perché ci sono delle cose che succedono che sono illogiche nelle nostre partite, però poi bisogna prendere quello che questi ragazzi hanno nelle loro qualità e bisogna metterli in condizione di rendere meglio. Quali sono queste cose illogiche da evitare adesso in funzione degli ottavi e di un avversario che già conosciamo? Da qui in avanti tanto si è passato il turno e secondo me meritatamente. Poi è chiaro che si ragionerà delle prossime partite. Grazie. Si ragionerà. Quali sono secondo te le cose da correggere? Tra poco vedremo Zaccagni che qui vediamo abbracciato da Emiliano Bozzi. Qualche disattenzione difensiva, qualche sviluppo del gioco, come dicevo prima, dell'intesa di alcuni compagni, la capacità di tenere il pallone, di giocarlo. Dedicato a Roberto Mancini da parte di Zaccagni, che è sempre stato ignorato quasi, e anche da Spalletti. Perché, insomma. Zaccagni, insomma. Calafiori non vuole saperne di allargare quella palla o di buttarla, ma entra dentro e va a dare questa palla. E dopo questa è la giocata tecnica di Zaccagni, che secondo me doveva entrare molto prima. Esatto. Che era lì per quel tipo di pallone, ma quel tipo di pallone glielo confeziona Calafiori, che fa una giocata da campione. E questa è l'esultanza di Luciano Spalletti in soggettiva Rai. Andrea Stramaccioni ha cercato di raschiare il barile di tutte le risorse della panchina, prendendo tutto quello che aveva. Non sappiamo se nei tempi giusti, sappiamo che al centesimo quasi minuto è bastato. Ed è bellissimo sottolineare l'abbraccio di Calafiori e Donnarumma, che secondo me in questo momento sono i due simboli della nostra nazionale, che quindi, come ha detto lei, Calafiori protagonista di un secondo tempo che comunque, dopo la disattenzione del gol, che clamorosa, ci aveva visto giocare ad una porta, ma alla fine va bene così, Alessandro. Le lacrime dei tifosi della Croazia, la gioia dei tifosi dell'Italia. Andiamo avanti, andiamo agli ottavi, giocheremo con la Svizzera. Se invece i nostri microfoni, state con noi. Ah già, la Svizzera, ma nella qualificazione. Andiamo Spalletti di qua. Poi invece continuano a Torniamo di qua. Complimenti.
Buonasera e complimenti, con la lente arrivano da tutti. Che serata, che felicità. Perché sei felice? Perché hai passato il turno? Sì, ma perché? Perché cosa ha dato tutta questa partita in cui ci avevi messo tante cose? Chiaro, poi quando le partite si decidono così alla fine diventa tutto più emozionante perché ormai nessuno più ci crede e i calciatori poi invece continuano a funzionare come hanno fatto i nostri, a mantenere la testa lucida, a rischiare poco nonostante essendo stati con tre difensori soltanto in campo, hanno coperto tutta la larghezza, per cui c'è da fargli i complimenti per come hanno reagito, per come hanno gestito poi questa squadra così in offensiva in campo. Ecco, la squadra offensiva, ma prima la squadra ha ripreso i tuoi principi, i suoi principi, le sue certezze, quello andare sugli esterni, quella punta sostenuta, poi ce ne ha messi due di punta, ancora meglio. Però sotto livello, nel primo tempo siamo sotto livello come qualità di gioco, inutile andare a girarci intorno, se facciamo così poco, realizziamo poco, si realizza sempre quello che si produce poi come comportamento in campo. E è un comportamento, anche se non gli si è mai data la possibilità, però è un comportamento dove si vede che si pensa a questo risultato da portare in fondo senza andare a credere di poterla vincere la partita perché ti basta il pareggio. E involontariamente viene fatto così. Però mi aspetto più roba dai miei calciatori perché ce lo fanno vedere in alcuni momenti, per cui bisogna trovare quell'equilibrio. Poi è chiaro che diventano partite difficili perché la Croazia è una grande squadra, ha giocatori abituati a questo livello qui, a tante cose che poi possono mettere in difficoltà quella che una qualsiasi squadra che incontra. E un'ultima cosa da parte mia, velocemente, quel cambio fra Pellegrini e Frattesi era anche per dare una spinta differente, un segnale in questo senso? È un cambio perché si vede che lì dentro si può fare qualcosa di più, che si può andare sugli esterni perché loro poi su questo quinto nostro ci arrivavano male, eravamo sempre liberi e poi la mezzala si deve buttare in bandierina perché porta via il terzino, porta via il centrale, lì dentro si svuota e da quella parte ci rimane una buca. Invece poi non siamo mai riusciti a portare a casa quella che era la possibilità del sistema tattico delle due squadre. Dall'alto si vedeva. Allora dall'alto chiedo se c'è qualcuno sulla nostra piattaforma che vuole fare una domanda. Paolo Condò. Cioè. Sì, ecco, buonasera Spalletti. Io penso e spero che questa serata sia una data di nascita per la sua nazionale, perché ha toccato con mano quanto con il coraggio, che era dato dalla disperazione, possa fare molto di più che non con la prudenza, che è stata la nota dominante fino all'1-0 della Croazia. Va bene. Però nel mezzo c'è sempre quello che riusciamo a fare, nel mezzo c'è sempre il comportamento che si ha. Ma quale prudenza? Se il limite di non saper giocare una palla come non si è saputa giocare nel primo tempo in uscita, questo qui si può giocare con qualsiasi modo, con qualsiasi ricerca. È che bisogna fare di più in alcuni momenti. Siamo sotto il nostro standard di livello, come nel secondo tempo siamo sopra, siamo al massimo del livello, però nel primo tempo si è perso dei palloni che noi non possiamo perdere, che vanno gestiti meglio lì in mezzo e poi si trova la buca da quell'altra parte. Che c'entra la prudenza? Poi una volta bisogna giocare con tre centrali, una volta bisogna giocare con... Non si gioca in tutte e due le maniere, bisogna far meglio con i quattro, bisogna far meglio con i tre da un punto di vista di gestione di partita quando siamo dentro la gara. Oggi timidi anche nel primo tempo, troppo timidi, ma non c'entra quello che è il modulo, c'entra che ci si accontenta un po' involontariamente del risultato, perché poi bisogna fare di più, bisogna fare. Luciano, non è che questo è il mio pensiero. Sì, poi, non è che manchi la qualità, sentendo quello che stai dicendo, allora ci manca la qualità. Allora ci manca giocatore di qualità, perché se non riescono a fare quello che tu vorresti vedere in campo, allora vuol dire che non abbiamo la qualità. Dobbiamo accontentarci e guardare le partite come sono. Si ha dei giocatori che sono...
si ha dei calciatori che l'hanno la qualità per poter giocare queste partite qui alla pari. Chiaro che in alcuni momenti si fa degli errori troppo banali, noi anche stasera abbiamo sbagliato un numero di palloni in uscita che noi si ha possibilità superiore di quello che si è fatto. Poi è chiaro che la qualità di mezzo al campo fa la differenza, però Giorginio stasera ha giocato una buona partita, Barella ha giocato una buona partita, Fagioli ha giocato una buona partita, Calafiori è quel livello top di calciatore che sa fare tutto, che diciamo sempre, per cui noi si hanno delle possibilità d'uscita. È chiaro che poi, come ho detto prima, bisogna fare di più. Grazie, dobbiamo liberarlo, grazie. Grazie Marco, grazie al nostro CT, Luciano Spalletti, e tutti arrivano davvero i complimenti perché ci ha parlato col cuore aperto. Sembrava all'interno dello spogliatoio, bellissima questa intervista, è stato pieno delle sue emozioni, subito a caldo. Di avere un contatto.